preannunciato attraverso un comunicato, ho ufficializzato e formalizzato la rinuncia dinanzi al notaio Giuseppe Di Sabato di Matera dello eventuale stipendio da sindaco qualora fossi eletto. Quindi mi sono recato a Matera e ho... Nel caso di elezione a sindaco di Ginosa e Marina di Ginosa, rinuncerò all'indennità prevista per lo svolgimento dell'attività amministrativa per l'intera durata del mandato elettorale. Sono state queste le parole del candidato sindaco Raffaele Calabrese durante la conferenza stampa indetta ieri sera. Con le somme degli stipendi il candidato sindaco farà costituire un fondo a disposizione dei servizi sociali per sostenere le famiglie che versano in stato di disagio economico. Oggi pomeriggio mi sono recato dal notaio Di Sabato di Matera e ho formalizzato la rinuncia alla totalità dello stipendio qualora venissi eletto sindaco. È un gesto forte, ma non è un gesto di speculazione, è un gesto legato a quello che ho visto in questa campagna elettorale, alla gente che ho incontrato, al disagio sociale che ho incontrato. Ginosa vive un periodo veramente di dramma legato al disagio sociale, tanti cittadini sono in difficoltà economiche, tanti cittadini non hanno la possibilità di poter mantenere gli studi scolastici dei propri figli. E allora su questo ho lanciato questa mia rinuncia, l'ho formalizzata perché le male lingue sono abituate a specularci anche, e quindi istituiremo un fondo dedicato attraverso i servizi sociali per aiutare le famiglie in disagio economico e quelle famiglie dove ci sono ragazzi che hanno difficoltà per poter proseguire il loro cammino scolastico. Come mai una scelta così forte? Per dare un segnale ai cittadini dove vogliamo creare una sinergia tra cittadino e amministrazione, dove il cittadino deve ritrovare la speranza e deve ritrovare quella voglia di poter partecipare alla competizione politica in maniera non scoraggiata e quindi allontanandosi dal voto perché non crede più ai politici. E allora io ho fatto questo perché voglio dare un segnale che la mia richiesta di voto non è una richiesta a scatola chiusa verso una persona che il giorno dopo si dimentica dei cittadini, ma è una richiesta verso i cittadini con un atto d'amore verso i cittadini. Fai un appello al voto. Io voglio rivolgermi a tutti i ginosini e marinesi, a coloro che effettivamente in questi anni hanno notato un'amministrazione poco vicina, poco sensibile alle loro aspettative. Voglio rivolgermi con un impegno, quello di essere al loro fianco, quello di un impegno di cambiamento delle metodologie con cui governare e con cui amministrare la cosa pubblica. Quindi chiedo che il domenica la gente voti con coscienza e non un voto per ricatto, un voto per clientelismo, un voto legato a logiche che finora hanno portato a un fallimento della politica ginosina.